Comunicazione. Cum, dal latino con, e munire, legare, costruire. Si intende il processo e quelle modalità per cui noi passiamo un'informazione da un individuo ad un altro, da un essere ad un altro, attraverso lo scambio di un determinato messaggio. Ringraziamo Phil DeLobo. Il messaggio è elaborato secondo un determinato codice che varia chiaramente da individuo a individuo, essere ed essere. In etologia c'è la scienza che studia il comportamento degli animali. Un ruolo fondamentale è lo studio delle forme di comunicazione che gli animali compiono per interagire tra loro. Ho iniziato a chiedermi quindi che valore avesse questo codice e quindi quanto scavino a fondo realmente le parole. È nata così l'idea di contattare un mio amico, Antonio De Gregorio. Antonio, nel suo tempo libero, ha pensato di costruire un alveare. Cos'è il canto della regina? È quando la regina è vergine, fa una sorta di canto che sarebbe un ruzzio particolare che solo la regina riesce a fare. No, vabbè, sì. Fantastico. Mentre stavo a casa, una sera iniziai a vedere su YouTube apicoltura. Ho iniziato a vedere il primo video e non mi sono fermato. Ti sei appassionato? Ho iniziato a documentarmi, ho fatto un corso, mi sono costruito la prima cassettina e sono partito. Ok. Mi dicevi prima che in realtà voi riuscite a salvare degli sciami che, essendo molto piccoli, non riuscirebbero probabilmente a sopravvivere. Sì, sì, in natura, diciamo, quando da una famiglia partono un sciame secondario o uno sciame terziario, comunque sono sciametti quando un pugno, okay, che in natura non riuscirebbero ad andare avanti, quindi okay, sono più esposti a rischi di predatori, di malattie, e noi apicoltori riusciamo a portare avanti anche quei piccoli sciametti. Ok. Con un po' di sacrificio, un po' di costanza e di diciamo che li portiamo per mano a farli crescere. Ok, quindi date una mano così e riuscite a salvarli. Sì, sì. Ok. Che cosa è per te importante come apicoltore? Il valore è l'ape in sé per sé, ma di tutto per l'importanza che ha nell'impollinazione. Okay. E poi il benessere, perché se le api stanno bene producono miele, ma se, okay, le api non stanno bene, miele non ne fanno. E tu mi dici, mamma mia, è fantastico, ma si sente? Miele di castagne, vedi che dicevi che quando le api stanno bene fanno il miele e che di questo miele loro utilizzano una parte, giusto? Sì, una parte di miele fanno la cera. Ok. Per produrre un chilo di cera loro consumano circa 10 kg di miele. Ok, poi un'altra parte è una riserva proprio. Sì, cioè col miele loro fanno tutto, okay, sia l'alimentazione, alimentano le larve. Ok. Costruiscono la cera, okay, quindi fanno un po' di tutto, fanno la propoli perché comunque c'è una percentuale di miele nella propoli, okay, fanno la scorta, okay, per l'inverno, quindi hanno varie funzionalità. Poi oltre a miele fanno il polline. Quindi quello che voi prendete come miele è un di più. È un di più, sì, che loro comunque non avrebbero utilizzato. No. Ok. Cioè questo di più che fanno loro viene dal benessere della famiglia. Okay. Famiglia debole, secondo noi apicoltori ci portiamo dell'alimentazione ausiliare per aiutarle a sopravvivere, a superare l'inverno. Quindi questo, diciamo, è la funzione dell'apicoltore. Ma l'ape è libera 24 ore su 24, okay, fa quello che vuole, quindi, okay, non viene.
viene sfruttata, non viene maltrattata. Stressata, ok. Viene anzi aiutata in alcune circostanze a sopravvivere. Viene aiutata da noi agricoltori. Ok. Stiamo dando il nostro piccolo contributo per salvare l'umanità. Yeah! Questo è importante. Ok, grazie. Grazie mille. Grazie. Le api, oltre ad avere un grandissimo senso di cooperazione e di responsabilità per il proprio sciame, hanno una grandissima ed evolutissima capacità di comunicare. Attraverso dei particolari ormoni e attraverso delle danze riescono a comunicare addirittura a un luogo preciso dove andare a prendere il nettare. Per la complessità delle informazioni trasferite, sono paragonabili ai delfini o anche alle scimmie. Ecco, questo è per darvi un'idea di quanto siano complicate le informazioni che loro si trasferiscono. Attraverso queste danze riescono a comunicare dov'è l'alveare, dov'è il luogo di alimentazione, basandosi sulla posizione del sole. Lavorando a questo nuovo disco in italiano, in effetti ho dovuto ricalibrare quello che era il mio codice, ovvero riuscire a capire che tipo di informazioni volessi passare, che tipo di messaggio. Ho iniziato a farlo in italiano. Ma spiegami bene dove stiamo andando io e tu. Vada, smettete di rovinare le mie teste. Non se occhi c'è, c'è anche un po' di me. Come il sale sa, brucia la vita. Ma tanto il vento mi salverà. Nel nuovo disco ci saranno sia brani in italiano che brani in inglese, ma questa è una cosa che ho già detto nelle altre puntate del blog. Noi non possiamo mai prevedere che cosa accadrà, non possiamo pretendere di saperlo o cercare di avere controllo su di esso. L'unica cosa che ha veramente senso è infatti riuscire ad arrivare ad accedere a quel luogo sacro che ci appartiene. Quel luogo dove le parole a volte sono stanze vuote che non sempre siamo in grado di arredare, ma se appoggio le mie orecchie alle mura riesco persino a sentire il mare. Riesco persino a sentire.